Milan e Lazio si affrontano oggi per capire quale campionato vogliono regalarsi entrambe alla ricerca della prima vittoria in campionato, entrambe per fare il salto nella pool scudetto dal Puma House of Football. Un caro saluto e buon divertimento da parte di Francesco Specchia. Cambia passo, scende Dombic, traversone, arriva ancora Zanoli ovunque, la lascia lì Mascarello, deviazione, solo profumo di gol. Goldoni a tempo e spazio per la giocata, gira su se stesso e apre per Oliviero sulla destra, arriva la sovrapposizione di Pittasso, il pallone per Piemonte, Vincentin carica il mancino, è un gol straordinario quello della Lazio che passa in vantaggio al 42esimo minuto con Vincentin. Il pallone è sul secondo proprio per Pigà e arriva il pareggio del Milan sul secondo palo, è sempre lei ad aspettare questo pallone. Il Milan come ha reagito? Trovando subito il gol del pareggio, Milan 1 Lazio 1, 45esimo minuto, Julie Pigà assist ancora una volta, il 12esimo con la maglia del Milan per Marta Mascarello. Vincentin prova a scappare a Sorelli e ce la fa, e adesso a campo aperto Vincentin va a puntare la porta, Vincentin va giù e questa volta c'è il calcio di rigore per la Lazio, ancora Vincentin a prenderlo, arriva il giallo per Pigà. Martina Piemonte prende il respiro, la parata di Giuliani che nega il gol dell'ex, Martina Piemonte che ha provato a sfondare la porta con un diagonale potentissimo, arriva il paratone di Laura Giuliani. Sorelli, Sofia di prima, questa è una palla molto importante perché poi può andare dentro Sofia. Dompic invece va a puntare Connolly, chiama l'1-2, Sofia la mette sul sinistro, la palla che quasi beffa Settinia, sembrava essere indirizzata in rete. Gran palla di Simonetti, Vincentin è a un altro passo su Sorelli, può puntare 2 contro 1, Vincentin chiama palla, Piemonte, ancora Vincentin in area di rigore, Vincentin fuori di pochissimo, Vincentin fa quello che vuole in campo aperto, non la prendono mai. Sorelli in anticipo, gran palla per Chanté, Dompic tutta sola, Dompic, la chiusura clamorosa di Dauria che vale un gol in scivolata all'ultimo frame. Cernoia vuole il piede forte e lo trova adesso il suo mancino per Carcesca di testa, due volte e arriva il gol, il primo in maglia rossonera per Nicola Carcesca che ribalta il risultato e ribalta il vantaggio della Lazio. Nicola Carcesca appena entrato mette il gol del 2-1 per il Milan e arriva il triplice fischio, il Milan supera la Lazio in una gara molto equilibrata per 2-1 e trova la prima vittoria in campionato. Caro saluto da parte di Francesco Specchia.